Di Battista e Casaleggio si incontrano oggi a Catania, ma molti dicono che non è un incontro casuale. L'occasione è quella del Rosso City Lab. I due si dice che si stiano già incontrando da alcuni mesi, da aprile. Forse stanno facendo un asse parallelo per abbattere Luigi Di Maio. Forse sì, forse no, sta di fatto che Di Battista ha voglia di ritornare al governo improvvisamente. Come sapete, il suo giro in India come giornalista è saltato. Lui aveva detto che gli avrebbe dato circa 25.000 euro al mese netti, è rimasto senza lavoro e aveva detto più volte nelle prime riunioni con Di Maio che gli sarebbe piaciuto riavere un ruolo, per non dire un lavoro retribuito. Solo che lui, quando era in giro per il mondo come giornalista, ha rifiutato la possibile candidatura come europarlamentare per il Movimento 5 Stelle. Molto prima aveva rifiutato la candidatura a sindaco di Roma. Adesso diciamo che cerca un lavoro. Quello che è riuscito a fare è un libricino di 130 pagine all'incirca dove vede e scrive quello che secondo lui sono state le cause che hanno fatto perdere la metà dei voti al Movimento 5 Stelle, dove principalmente attacca sia Di Maio sia Salvini, Salvini che prima lo vedeva bene, adesso non gli piace più. E Di Maio gli fa l'elenco delle sue colpe, dicendo Salvini è uscito, andava in giro, voi no, chiusi nei ministeri. Quello tra Di Battista e Casaleggio è un duo inedito, ma per loro ritrovarsi insieme sul palco non è casuale. Non lo è nemmeno questa uscita a Catania, preceduto da un lungo confronto pomeridiano. Si sono riuniti in un albergo un gruppo di collaboratori e hanno parlato. Parlato di che cosa? Non si sa, però probabilmente stanno cercando di rimettere in sesto le fila del partito. Qualcuno vede in tanto attivismo un nascente asse Casaleggio Di Battista, anche se pubblicamente smentiscono che ci sia un'alleanza contro Luigi Di Maio, ma non potrebbero fare altrimenti. Certo che questo qui di Catania ha tutti gli aspetti di essere un vertice tra i leader, tra i vertici del Movimento 5 Stelle, senza il capo politico Luigi Di Maio. Questo asse preoccupati per la china che sta prendendo il movimento sempre più subalterno a Salvini, a quello che chiamano l'era salviniana. Naturalmente Salvini, forte del 34,3%, si sta comportando da Presidente del Consiglio e detta l'agenda di governo. Adesso quella delle tasse o si abbassano o me ne vado. E dietro quel me ne vado significa cade il governo. E qualcuno ho sentito dire a Casaleggio preoccupato: stiamo ballando, ma ballando non in senso di allegria e di festa, ma stiamo ballando sulle corde e le note dell'avvocato ormai enormemente ingombrante. Però tra i due si sono anche detti: sì, però 9 riforme su 11 portano la firma del movimento, però questo non basta a risollevare gli animi. I numeri usciti dalle urne a maggio delle europee sono stati impietosi. Anche ha recuperato voti il Partito Democratico. L'ex deputato dal palco catanese lancia stoccate proprio a Salvini. Lo ascolto ogni giorno, si berlusconizza sempre di più. Farà trapianti e si metterà i tacchi. Sapete che Berlusconi si metteva non i tacchi da donna, ma metteva il tacco nelle scarpe da uomo più alto per sembrare appunto più alto. Quindi una battuta ironica, ma cela tante sfaccettature. E poi ancora, il governo dura? Non lo so perché vedo che Salvini provoca ogni giorno. Solo che prima delle elezioni era il movimento che provocava Salvini, lo accusava tutti i giorni. Quando sono finite le elezioni e il responso delle urne ha dato quel che ha dato, il Movimento 5 Stelle non ha detto più niente. Sicuro che andando alle elezioni la Lega stravince
con un nuovo presidente del Consiglio che sarà Matteo Salvini al 99,9%. Quindi dopo le elezioni la Lega non ha più insultato, è rimasta tranquilla, sperando di andare avanti altri 4 anni, tranne Di Battista che spera che cade, e Salvini però è salito in cattedra, con le dichiarazioni di oggi che vorrebbe fare un tavolo con i sindacati, che questo è il lavoro di Luigi Di Maio, quindi una dichiarazione molto, ma molto offensiva rispetto al capo politico del Movimento 5 Stelle. Gli sta dicendo: faccio io, tu mettiti da parte, che io so quello che faccio, tu probabilmente un tavolo con i sindacati non ne esci. Questo è il tema. Ma Di Battista invita sempre a togliere le autostrade ai Benetton, a mettersi d'accordo con la Chiesa per recuperare l'ICI, le vecchie primordiali battaglie del Movimento 5 Stelle. È stato affrontato nel vertice anche l'efficacia della comunicazione. Quindi ovviamente Di Battista sta cercando nuovi appoggi e sta cercando di capire come affrontare le nuove elezioni che secondo lui e secondo molti sono alle porte. Dunque, per rientrare alla grande in alcune posizioni chiavi, giustamente lui sta muovendo le sue pedine, le sue conoscenze per rientrare ed è anche comprensibile.